Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video riguardante tutti i saldi Essence. In realtà è una super anteprima, i saldi estivi Essence iniziano di solito tra l'ultima settimana di agosto e l'inizio di settembre. Però quest'anno sono riuscita, covando un po' su internet, ho stampato anche tutti i fogli con scritti tutti i prodotti. E ragazze, devo dirvi che questa volta sono tantissimi. Come sapete, tutti questi prodotti Essence saranno ad un prezzo scontato, sicuramente se come gli anni scorsi sarà di 1,29 euro, e comunque verranno poi sostituiti nel corso dell'autunno con un nuovo assortimento di prodotti, di cui comunque troverete un nuovo video nelle prossime settimane. Nel video vedrete che alcuni prodotti di cui vi parlerò hanno un buon inci, altri meno. Iniziamo con delle matite labbra, le Soft Contouring Liner 01, 10 e 20. Naturalmente vi lascerò ogni prodotto che troveremo in saldo qui, la foto, di modo che potete anche fare uno screenshot e magari salvarla se poi può interessarvi nell'acquisto. Non hanno un buon inci. Mini Lip Gloss Set numeri 08 e 07 sono due, diciamo, set di mini lip gloss con varie colorazioni, e anche questi ragazze purtroppo non hanno un buon inci. È entrata nell'assortimento questa palette di cui vi sto per parlare proprio da pochissimi mesi, e già diremo arrivederci alla Mix & Match Your Look Palette numero 10. Vi ho già parlato di questa palette in un vecchio video che vi lascio qui sopra, che può essere utilizzata sia sugli occhi che sulle labbra. Come sapete, anche questa palette non ha un buon inci. Proseguiamo con un primer viso, quello della linea Get Picture Ready numero 10. Anche questo prodotto, ragazze, purtroppo non ha un buon inci. Proseguiamo con dei prodotti per sopracciglia, e sono appunto delle matite, le Eyebrow Designer numero 6, 7, 8 e 9. Hanno un inci abbastanza buono, e infatti penso che queste correrò ad acquistarle. Molti correttori usciranno fuori produzione, fra cui anche il Camouflage Cream Concealer numero 10, composto da due cialdine, che purtroppo, ragazze, non ha un buon inci. Smalti. Alcuni smalti effetto gel lasceranno l'assortimento Essence e, come sapete, hanno un inci ottimo, come hanno anche un inci ottimo gli smalti Out of Space Story Nail Polish. Pennelli, molti accessori per il make-up lasceranno l'assortimento Essence, il lip brush, ossia il pennello per le labbra con il manico bianco, e la Super Silly Makeup Pad, ossia la spugna in silicone per applicare il fondotinta. Abbiamo poi i Butter Stick Glossy Love nelle colorazioni 01, 02, 03, 04 e 05. Sono praticamente dei matitoni per le labbra, però effetto glossy, o non hanno un buon inci. Stessa cosa anche due correttori liquidi, Color Correct Liquid Concealer numero 20 e 30. Non ha un buon inci e uscirà fuori produzione il Kiss the Frog Lipstick numero 01. Stessa cosa anche una palette per il contouring viso in crema, Get Picture Ready, quella composta da tre cialde. Ci abbandoneranno anche i Metal Shop Lip Paint, ossia i rossetti liquidi effetto, diciamo, metallico. Andranno tutti fuori produzione, quindi dal numero 01 al numero 06. Abbiamo il Make Me Glow Liquid Bronzer numero 20, ossia un bronzer liquido. Questo prodotto, ragazze, non ha un buon inci, come non ha un buon inci neanche il prodotto molto simile ad esso, ossia il Make Me Glow Liquid Highlighter, quindi è un illuminante liquido camouflage 2 in 1, 3 colorazioni, e tutte andranno fuori produzione. O questo fondotinta non ha assolutamente un buon inci. Anche alcuni ombretti di quelli della linea My Must Have, per capirci le cialdine che vanno inserite nelle palette, lasceranno l'assortimento, e più nello specifico i numeri 09, 18, 19 e 21. Nessuno di questi ombretti ha un buon inci. Lasceranno l'assortimento anche molti dei lip gloss matte long lasting 01, 02, 03
333 06 07 08 09 10 e 11, che come sapete non hanno un buon inci. Anche gli Shine 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 Long Lasting Lip Gloss, che sono praticamente la stessa cosa dei matte, però naturalmente danno più un effetto lucido sulle labbra, per i 02 04 08 e 11. Un prodotto che non so per quale ragione ero convinta avesse un inci ottimo è della linea Correct to Perfect, e sono le CC Multi Benefit Pearl. O no, non hanno un buon inci, come non ha un buon inci neanche il correttore Camouflage Full Coverage Concealer numeri 05 e 10. Proseguiamo con un prodotto di Essence che io adoro e che mi avete visto usare tantissime volte anche qui sul canale, e sono i Butter Stick Matte Love, ossia dei matitoni rossetto effetto matte. Non hanno assolutamente un buon inci e i colori che andranno fuori di produzione sono i numeri 01 02 03 04 e 05. Altri due pennelli non troveremo più l'assortimento, e sono il concealer brush e il blush brush. Ancora un altro correttore fuori assortimento è una palette tonda composta da 4 cialdine, ossia il Correct to Perfect CC Concealer Palette, nello specifico il numero 10. Proseguiamo con un mascara che naturalmente, come sapete, io ho un debole per i mascara Essence che correrò assolutamente ad acquistare, è il The False Lashes Mascara Dramatic Volume. Per le labbra troveremo fuori produzioni Vibrant Shock Lip Paint dal numero 01 al numero 06, matte Vibrant Shock Lipstick, ossia i rossetti di Essence, quelli con colori più pazzarelli, e usciranno fuori produzione proprio questi, ossia i numeri 09 10 11 e 12. Come andranno fuori produzione anche gli ombretti liquidi che non hanno un buon inci effetto metallico, Metal Shock Eye Shadows. Ancora qualche altro prodotto che ho scovato che andrà fuori produzione è la palette Eye and Face, e la numero 01 02 03 non le troveremo più fra l'assortimento. Purtroppo non hanno un buon inci, come non hanno un buon inci neanche i Moonlight Ice Cream Eyeshadow, ossia degli ombretti in crema in pottino, tutti effetto olografico, e sono i numeri 01, 02, 03 e 04. Le palette entrate nell'assortimento Essence da pochissimi mesi ci diranno arrivederci, nello specifico le numero 03 e 04, e come vi ho detto anche nei vecchi video, non hanno un buon inci. Lasceranno l'assortimento anche i Vibrant Shock Lash and Brow gel mascara colorati per ciglia e sopracciglia, e dal numero 01 al numero 05, e non hanno un buon inci. Metal Art Lip Eyeliner, anche questi sono dei prodotti entrati nell'assortimento Essence da pochissimo tempo, i numeri 01, 02, 03, 04 e 05 tutti coloratissimi, purtroppo non hanno un buon inci, e tra agosto e settembre lasceranno l'assortimento Essence. Strobing Highlighter numero 10, ossia l'illuminante quello in cialdina, questo prodotto ragazze ha un inci ottimo, come anche il blush matte touch numero 30, che appunto lascerà l'assortimento. Gli ultimi prodotti sono poi blush, quelli refill, quindi della linea My Must Have Satin, i numeri 01 02 03, non hanno un buon inci. Gli highlighter in stick, ossia gli strobing highlighter numero 10 e 20, uno di colore oro, l'altro rosa, questi stick hanno un inci ottimo e appunto sicuramente ne farò scorta. Lip Go Wow palette di rossetti composto da 3 cialdine e non hanno un buon inci. Ultima postilla, se magari non vivete in Italia potreste trovare nell'assortimento i Mon Glitter, ossia dei glitter in crema che io non ho mai visto da Essence, quelli usciranno fuori produzione e non hanno un buon inci. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, fatemi sapere cosa acquisterete voi con i saldi Essence, ricordate di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!